Il mio nome è Louise Michel. Sono come l'ago di una bussola che, sconvolto da una tempesta, cerca il nord. Il mio nord è la rivoluzione. Ma quel pomeriggio del 28 marzo 1871, in cima all'hotel de la Ville, sventolava la bandiera rossa della Comune. Le donne erano salite insieme con lei e non so come, non era la morte che ci attendeva sulle alture ove già l'armata allineava i cannoni, ma la sorpresa d'una vittoria popolare. Tra noi e l'armata le donne si gettarono sui cannoni, sulle mitragliatrici, i soldati loro restarono immobili. «Sparate a quella gentaglia!» gridò il generale Lacombe. Un sottufficiale uscì dalle file e si parò davanti ai suoi commilitoni urlando «Calcio in aria!» Tutti i soldati ubbidirono. Quando mia madre venne arrestata al mio posto, non potevo, non dovevo sottrarmi al mio destino. Così sono qui, davanti a questa sedicente giustizia che mi accusa di volermi elevare ad un uomo, come se non fossimo uguali, a questa autorità che invece di consegnarmi alla morte mi condanna alla deportazione a vita. Io lo dico. Non voglio essere difesa e non voglio difendermi. Voi mi rimproverate di aver preso parte all'esecuzione dei generali. Sì, vi ho preso parte. Essi hanno voluto far tirare sul popolo inerme ed io non avrei mai esitato a tirare su coloro che davano simili ordini. Quanto all'incendio di Parigi, sì, vi ho preso parte. Volevo porre una barriera di fuoco agli invasori di Versailles. Mi definite complice della Comune? Sì, io lo sono, poiché la Comune voleva prima di tutto la rivoluzione sociale ed è questo quello che voglio. Se voi mi lasciate vivere, io non cesserò di gridare vendetta.